Ricky? No. Bene, bene, bene. Sai che lo facciamo piangere. Ah, va. Ciao Mattei, ben ritornato. Grazie, grazie, grazie. Ciao. Oh, eccolo qua, è arrivato. Ciao, Mattei, è arrivato. Ciao, ben arrivato. Bene, grazie a tu. Magattino come succede qua. Ormai ti conosco molto. Ormai è passata, non funziona. Basta, sempre non funziona. Non lo sai niente. Rieco, rieco. Rieco. Vediamo. No, dietro. Stendiamo. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Sono passati sette anni fa in questo stesso edificio, era la tua prima giornata a Trentina, ora sette anni dopo una seconda prima volta. Com'è stata questo secondo impatto con questo ritorno a casa? Allora, è sempre una emozione molto positiva e forte. Comunque io sono contento di essere tornato, anche se, come dicevo, non mi sono mai sentito tanto lontano. Ecco, si riparte una nuova avventura, la squadra è buona, vediamo cosa possiamo fare e noi cerchiamo sempre di fare il nostro meglio. È una squadra molto diversa da quella che avevi lasciato un anno e qualcosa fa, insomma. Quali sono gli obiettivi che potete porvi e qual è un tuo giudizio su questa squadra? Allora, io non credo che gli obiettivi si devono abbassare per qualche motivo, i nostri obiettivi devono essere alti per poter mirare in alto e per poter cercare di arrivare più alto possibile. Vediamo come andrà il processo della preparazione, questo sarà il processo molto importante perché lì si mette le basi per arrivare dopo in finali e vincere qualcosa. Io spero che faremo un buon lavoro e questo ci porterà dopo a ottenere i buoni risultati. Senti il carico di aspettative comunque nei tuoi confronti, cioè hai tante responsabilità sulle spalle quest'anno, forse più degli ultimi anni? Ma di più non lo so, perché responsabilità di giocare a Trento è sempre stata grande, perché sempre si aspettava che noi vincevamo tutto dopo il primo anno, quindi di più responsabilità non la sento e comunque credo che sono pronto di portarla. Mi dai la tua personale griglia del prossimo anno? Cioè, secondo te quali sono le più squadre che possono essere più importanti nel prossimo campionato e secondo te che tipo di campionato sarà, di che livello sarà? Allora io credo che sempre c'è la squadra di Macerata che è quella che punterà di vincere di tutto perché storicamente è quella che va sempre per vincere tutti i trofei. Comunque ci sono anche altre squadre, ma è da vedere come entreranno in campionato visto che sono stati tanti cambiamenti. Quando e come è nata la possibilità che tu tornassi a Trento quest'estate? Ma secondo me c'è sempre stata questa possibilità, ma era un po' difficile perché non si sapeva proprio la situazione qua a Trento come sarebbe stata. Quanto è stato importante comunque il fatto che tornasse anche Radostin per convincerti a tornare a Trento? Per me certamente è stato importante perché io lavoro con lui già da parecchio tempo e ho abbastanza fiducia con lui. Tu hai vissuto una stagione importante ad Ankara. Vista da Ankara, il campionato italiano è ancora uno dei migliori al mondo secondo te? Io credo che sì. Però purtroppo ciò che vedo sia da dentro che da fuori è che negli ultimi anni perde un po' di valore per colpa di qualche giocatore che se ne va via. Spero che questo un po' con adesso con il stabilizzamento del mercato un po' si ferma e anzi riprende il ritmo che i giocatori forti vengano in Italia e non se ne vanno via da Italia. Che stagione è stata per te quella scorsa in Turchia a livello personale e anche a livello di squadra? Io sono molto contento della mia esperienza perché prima di tutto è stato tutto una cosa nuova e poi secondo me mi è aiutato tanto a vedere come sono gli altri campionati e soprattutto quello turco.
C'è qualche possibilità che tu torni in nazionale o per adesso è un discorso chiuso, nazionale bulgaro o per adesso è un discorso chiuso? No, per adesso non ce n'è. Ascolta, cosa ti aspetti tu personalmente del prossimo campionato invece? Io mi aspetto dei battagli perché secondo me non sarà facile per niente, anche se alla prima vista il campionato non sia così forte o così competitivo di quando sono arrivato per primo anno, però questo non vuol dire che sarà più facile. Tu quest'anno in Champions hai giocato contro Martin Nemec, che è il volto nuovo della squadra dell'anno prossimo, cioè il giocatore che a Trento finora non si è mai visto. Sì. Che giocatore è? Che opposto è? Ce lo puoi presentare? Cioè, tu che l'hai visto da vicino, ci hai giocato contro? Allora, io l'ho conosciuto prima di giocarci contro, qualche anno fa a Qatar. E quello che posso dire è che è un ragazzo splendido e che sicuramente farà una buona parte della nostra squadra. Poi dopo, per il resto, vediamo come si presenterà. Sicuramente è un giocatore forte, abbastanza esperto, perciò penso che potrà farcela molto bene. Ovviamente dobbiamo vedere come ci mettiamo tutti insieme come squadra. Ultima cosa, Matei. 7 anni fa, alla tua prima presentazione, c'era una sala strapiena. 7 anni dopo, una sala altrettanto strapiena. Quanto importante è il pubblico per questa squadra? È sempre stato una forza impressionante sia dentro il palazzetto che anche fuori, perché siamo sempre stati molto vicini al nostro pubblico e sempre stati molto amati dal pubblico qua, e questo ci ha dato tante forze per vincere.